cavolo! Buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam? Oh no! Sam? Harry? Ellie, stai qui? Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Sam. Ok, piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Purtroppo nella scorsa puntata abbiamo visto un'altra delle scene che... almeno a me mi sono sentito il cuore in gola. Vabbè, andiamo, come intanto c'è la macchina della polizia mezza... che si è andata a schiantare. Questa pistola è il diavolo. Ah, ma io questa me la so sempre persa. Scusate ragazzi, ma in quanti ci hanno fatto caso a sta roba? Perché io, la prima volta che ci ho giocato, manco per il cacchio che l'ho trovata qui poi. E l'ho trovata più avanti. Sempre in questo capitolo, ovviamente. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa? Abbiamo avuto una specie di discussione. Ah, lo sapevo. Riguarda cosa? Mi vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo l'ho tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. E tipo. Come andata? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo. Parole chiare e crude. Deve essere stato triste. Anche perché sembrava un gran simpaticone, il nostro Tommy. Ellie piacerebbe. Ma daglieli! Ellie, ne ho trovato un altro. Penso che ti interessi. Elemento estraneo. Secondo me io li sto prendendo tutti. Ah, ma ce li aveva questo qui. Peccato. Mi spiace per lui. Forse si stava finendo di leggere il fumetto. Poi giusto quando ha finito. A me non sembra se l'ha finita. Perché è stato così sfigato che... l'hanno attaccato e non è riuscito manco a finirlo. Lui lo vedeva in un modo. Oh niente, non sto riuscendo a vedere. Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. Come? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Non sono del mestiere. Come utilizzare i nostri cari coltelli. Fidati coltelli. Perfetto. Sì, perfetto, per trovare tante belle cose, guarda. Non è roba da poco, Ellie. Comunque sto dicendo, lui lo vedeva in un modo il mondo. Tommy lo vedeva in un altro, ma alla fine, girando e voltando, sempre in un modo era. Cioè, era un mondo che ormai era andato in rovina. Non sto capendo molto, vi devo dire la verità, perché... ma me lo fa con un... No. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Certo, a meno che non ci vogliamo buttare da qui. Ma Ellie, vieni. Ah, sì, è vero. Qualcosa. Tieni forte. E tanto do scappa. Ai pesciolini. Ah, ma se non sbaglio dobbiamo andare dall'interno. Qua bisogna avere il fiato bello al massimo perché è tosta qui.
Intanto poi c'è Ellie che se la fischia, fin quando non ci corre nessuno dietro. Non fare troppo la saputella, eh. Intanto io l'ho inventato sto metodo. E attenzione a non affondare come l'altra volta, che l'altra volta proprio. L'altra volta faceva il Titanic. Uè, attenzione. Oh, sta vedendo che se ne va la rovescia. Penso che ce la fa. Oh, perfetto, tempo. Gira la ruota, yeah, e gira la ruota, yeah, che poi ruota, va. Fai attenzione quando ci passi su. E i blocchi sono. No, blocchi no, non credo. Oh, pian pianino la situazione tra i nostri protagonisti si sta avvicinando. Sì, non in quel senso. Oh! Scordate di mettere dello stupido robot sulle tue. Cosa non mi piace? Cosa? Voglio parlare. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi dobbiamo parlare. Solo te. Ora basta. Scusa. In questo dialogo stavano parlando dei compagni che ci trovavamo a collaborare nella scorsa puntata, nel capitolo precedente. Il robot era proprio quello che si voleva portare l'amichetto, che ma non mi sto ricordando come si chiama. Insomma, quello con la voce, che aveva la voce di Nathan Drake da ragazzo ad Uncharted 3. Ecco, poi si è suicidato il fratello maggiore, insomma. Non è stato proprio una bella, un bel finale. Si può fare il giro. Per niente proprio. Dobbiamo attraversare la centrale. Una bella mappa. Non ci sono i colpi. Mappa della centrale idroelettrica. Mo, 200. Potrei fare salute massima, che questa conviene. E poi azzarderei a fare velocità cura. Anche questo non sarebbe male, però secondo me... L'ascolto conviene, e basta così perché ci siamo già preso un po' di pillole. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie, dai, fa come dice. Ok, ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato, stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa, li conosci? Conosco lui. Quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Ehi, succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora... Grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Se diavolo ci fai? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. Con Michael Jackson. L'avevamo fatta ripartire. Insieme a Richard HTT. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. Ma allora li folgorate. Incredibile. Avete dei cavalli? Oh, mo si. Abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui. Scusate, torno subito. Ehi, Yugi, come stai? Oh, sì, certo. Mi piace se ti tocchi le orecchie. Ma hai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata? Winston. Chi è quello? Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Salve, signora. Bene, continuiamo il giro. Ah, sì, certo. Giro turistico, eh. Ellie non viene? Non so perché mi ricorda Tess. Maria?
Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ma si vede proprio il rapporto fra Joel e Ellie. Ho qualcosa per qui dire. Ellie, non si capisce. L'anno scorso sono andato a casa. Si nota proprio... La nostra roba era stata tutta roba... Occhio nudo. Quasi tutta. L'affetto che ha per Joel. Sì che c'è? Ci sono delle bottiglie lì, eh? Ecco. Se vogliamo fare un bel brindisi. È consumata, ma no, è ancora vabbè. Bella. No, grazie. Sicuro? Il passato. Ho detto no. Non si sfugge okay. Mai. È inutile. La conservo per te. Tommy, ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Maria e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sono coltivazioni e bestiame. Che pensavamo che fosse impossibile. La pulita qui. Noi lo stiamo facendo. Vabbè. Già, Joe, Tommy è... Le voci circolano rapidamente. Beh, non è nemmeno un paese. Stiamo facendo la conoscenza di questi giovinastri. Oh, ma quella è la parte dove siamo arrivati noi. O sbaglio? Sì, sì, è proprio quella. Ehi, non ci hanno visti da lontano. Forse sono usciti adesso. Forse si sono svegliati adesso. Questi due geni riattiveranno la centrale. Salve. Forse stavolta ci siamo. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo. Non va arrabbiarsi prendo questo, vero? Siamo quasi tanto pronti. Devono solo riattivare lo scudo. Non c'è fretta. A sinistra, attenzione. Ehi. Cos'è? Bombe fumogene. Anche se alla fine non le utilizzo mai. Che possiamo fare? Facciamo questo. Cattura. Direi proprio di sì. L'ultima volta ce ne hanno dato di filo da torcere. Gli infetti. L'unica cosa che possiamo fare è questa e direi proprio di farla. Caricatore, direi proprio di sì. Portata. Ogni volta che facciamo delle modifiche, ne facciamo di tutti i colori. Ok, bene. Abbassala, lentamente. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo. Ok, pronti. Pronti? Avanti, vai. Ci siamo. Che fai? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Malandra. Ottimo lavoro, ragazzi. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia. Hai visto? Impressionante, no? Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Ma chi ci pensa ai soldi di sti tempi? Andiamo a parlare. Ah, la piastrina delle luci. Vediamo un po' chi è. Ryan Reynolds. Perfetto, affietto. Ma è davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente, neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada.
Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Banditi! Non lasciamoli entrare nell'edificio! Questi banditi... Cioè, qua si gli spacco la testa. Beh, non avrei voluto fare proprio questo. Voilà! Colpo secco. Secchietto proprio. Lei si diventa sempre più forte, certo. Sempre se li trovo. Ma guarda un po' dove si vanno a infilare questi qui. Buongiorno, tutto a posto? Non disturbo mica. Muoviamoci! Wow! Ehi! Qua fanno proprio baldoria. Olè! Questo, mai ciecato. Boh, cammina. È scemo proprio. Cioè, fatelo dire, sei proprio stupido. Ma perché è già... Ah. Io prendo questo. Ah! Ah! Mannaggia. Vabbè, va, non lo so, facciamo un giro tondo. Quanto è bello il mondo. A farci Katnit. Certo. No, no, io non ho visto niente. Io non ho visto niente. Fino a mo che cosa hai visto? Le stelle. Questo smuove le piante. Beccato in pieno. Ah, ma aveva il casco quello. Olè, non ce l'hai più. Buongiorno, fatto secco. Così ha fatto. Ah, ti sei beccato una bella bottiglia in testa. Olè. Beh, almeno dammi la possibilità. Ti fi. Ah! No! Madonna! Oh, io mi devo assolutamente riparare perché sennò soffritto. Faccio il soffritto. Wow! Oh, che è successo? È andato... Ah, aveva proprio lo sprint. All'improvviso era diventato Fast and Furious, però... con le persone. Ma fate così. Ma va, tutti che mi corrono addosso. Oh, là stanno lavando. Forse è meglio non andarci. Ti levi. Ma ti scaffo un mattone in testa. Giù. Olè. Piaciuto? Salve! Signorine, tutto a posto? Oh, qua hanno fatto cadere una lampada. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Arrivavano da tutte le parti, poi Maria ha detto dobbiamo scappare, ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli, è un tipo enorme. Piano, piano, ascolta, ehi, sei ferita? No! Porca troia.
Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Conosco quelle strade, ci sono stato milioni di volte. Certo. Ne basta una. Una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte?